Ciao a tutti da ParaFranz e benvenuti in questo video. Oggi abbiamo un unboxing inaspettato, perché mi sono arrivati altri due pacchetti, non so più dove metterli. Sono cose che aspettavo dal, c'è scritto la data, 22 settembre. O forse sono state processate il 22 settembre. Una cosa impressionante, insomma. Benissimo, andiamo a vedere questo, che cos'è? Qua vediamo che c'è scritto flashlight. Ne stavo aspettando una, ma questa qua l'ho ordinata veramente da poco. Andiamo a fare l'unboxing. Oh, ben imballata. Vabbè, qua abbiamo un tubo di alluminio, lo userò, scusate, un tubo di plastica. Qua vediamo la torcia che è imballata in questa maniera. Oh. Luriball. Utilizza la tecnologia LED XML L2. Vabbè, qua possiamo svitare. Ah, ecco qua. E qua abbiamo tre tipi di illuminazione, con lo zoom anche. Ovvero così la luce sarà più precisa, diretta in un punto, e così avrà un fascio maggiore. Litvod, che non so come si pronuncia sinceramente. Abbiamo il pulsante di colore verde. Al tatto è buono, sinceramente. Ecco qua il LED. Faccio vedere. Ecco qua che si zooma. Molto fluido, magari andrebbe un po' lubrificato. Torcia compatta. Sta bene in mano. Le dimensioni sono queste, leggera. E adesso vado a metterci le pile, così facciamo un brevissimo test, poi ovviamente faremo un test approfondito per questa fantastica torcia. Ho diminuito lo zoom perché mi sono accorto che non si vedeva niente. E vabbè, aprendo la torcia ho scoperto che questo qua in verità è un adattatore per una batteria interna che si può comprare sempre su internet, mentre ho montato le mini stilo. Ecco qua, vanno inserite in questa maniera. Si avvita il coperchio posteriore, ups, e la torcia è pronta a funzionare. Ecco la modalità strobo, una delle tre modalità che abbiamo, ed SOS in codice Morse. Eccola qua. Abbiamo una luminosità di 8000 lumen, grazie appunto alla sua tecnologia LED che abbiamo già detto, la XML L2. Qua abbiamo il cordino per non perderla, molto comodo. Questa è una torcia da autodifesa perché abbiamo davanti questa corona che è atta ad offendere tra virgolette, perché ricordiamo comunque che l'autodifesa bisogna prenderla con le pinze. Però sono fatti apposta. Qua abbiamo una lente che da subito si presenta un pochino graffiata, però non è un'ottica, quindi chi se ne importa. E l'unica pecca è un po' la verniciatura nei punti di giunzione, che se ne sta un po' andando. Andiamo a vedere quanto costa e come si chiama su AliExpress. Questa torcia su AliExpress costa 3,88€ se la comprerete da smartphone, oppure 4,13€ se la prenderete da PC. Quindi comunque è un prezzo molto modesto per una torcia di autodifesa di queste capacità. È indicata come LED Tactical Flashlight Torch 8000 lumen del CREE XML2 Zoomable Self Defense. Portatile interna, 5 modalità regolabili, luce di campeggio, lampada. Allora, io qua di modalità ne ho viste 3, se intendono anche lo zoom, però comunque sì,
Perché qua, come vedete, ci sono 5 iscritti di Zoom. Forse per modalità intendono quelle. Io per modalità intenderei normale, strobo, SOS. Però comunque ci siamo capiti, insomma. Faremo poi una prova più approfondita di notte, così vediamo anche fino dove illumina, a che distanza illumina, quanto, come si vede, se lo strobo è utile oppure no. Ecco qua, vi faccio vedere per l'ultima volta come è fatta. E poi andiamo alle conclusioni. Per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di seguirmi su Facebook e su Instagram, ma magari di commentare se vi piace questo tipo di prodotto. E grazie, ci vediamo alla prossima!